Maurizio Romanin, punto perso o punto guadagnato? Ma secondo me il risultato è giusto alla fine, perché noi abbiamo fatto sicuramente una gran partita, loro hanno avuto anche delle belle occasioni, specie sul finale, però il secondo tempo abbiamo, credo, dominato il campo e il risultato potrebbe starci stretto, ma i punti direi che un pare ci sta, dai, per tutte e due. Insomma, questa ardita che è partita in campionato balbettando, adesso la stai ritrovando. Ma in realtà abbiamo toppato due partite, quella di Sappada e quella probabilmente con Lampezzo a Preone. Abbiamo perso qualche punto là e in una classifica così corta, quei 2-3 punti lì saremo a 12 in piena lotta a promozione. Comunque siamo lì, sono contento della prestazione e del fatto che ce la possiamo giocare con tutti. Quindi, insomma, l'obiettivo è sempre quello, andare finalmente in prima categoria. L'obiettivo è migliorare partita dopo partita, poter dire la nostra, prendere soprattutto consapevolezza di poter dire la nostra in un campionato difficilissimo. E possiamo dire che hai anche una panchina davvero lunga. Panchina lunga, sì, anche se oggi mi dispiace non sono riuscito a utilizzare altri giocatori, ma era talmente tirata che non mi sono sentito di intervenire in alcun reparto, a parte i 2-3 cambi che abbiamo fatto. Sì, io intendevo in generale che appunto in panchina ci sono giocatori che in altre squadre in seconda sarebbero questo titolari. Questo sì, abbiamo, se siamo tutti, perché a inizio stagione avevamo parecchi problemi di infortuni, adesso in effetti oggi eravamo quasi al completo, sì. Pareggio con la Viola e adesso Lillegiana. Sicuramente avremo rispetto per Lillegiana, ma quando giochiamo a Forni noi cerchiamo di imporre il nostro gioco, cercheremo di fare 3 punti in tutti i modi per appunto accorciare la classifica verso l'alto.